Salve ragazzi e benvenuti in una nuova storia di Wattpad col Mileo. Ok, iniziamo subito con un epilogo, non so come definirlo questo capitolo. Si intitola Leo. Alzarsi, bagno, doccia, vestirsi, colazione, uscire di casa, andare da Andrea, fare l'autistico. Come descrivere Leo in poche parole? Ecco le cose che mi riescono meglio. Mi chiamo Leonardo e sono un allenatore. Aspetta, quello è Frederick. Allora sono Leonardo, quello della tend. Ah, è Lever. Sono Leonardo, evviva Mil. Non ci siamo. Datemi un'identità. Aspetta, ma quindi... Vorresti dire che questa è una fanfiction? Non sono il vero Leonardo? Sono un fake? Bene allora, lettori, vi racconterò un po' di cose insensate, e per insensate intendo inutile alla vostra esperienza. Quindi potreste anche chiuderla qui. E invece no, vi servono visual, quindi questa sarà la mia fanfiction autistica. Benissimo. Ah, come? Non è un inizio? Questa parte della fanfiction è inutile? Bene, allora chiuderò il capitolo con questa frase. Anzi, con questa. Da questo primo capitolo possiamo capire il livello di trash in questa fanfiction. Devo dire che è scritta grammaticalmente giusta rispetto a altre fanfiction che ho letto. Camper. Oh, Leo, facciamo un video a casa tua? Andre, ma stai bene? No, ma qui c'è una tarantola sotto il mio letto. Una tarantolina. Non voglio mettermi a ballare la tarantella. E potrebbe essere anche vera questa cosa. La musica non c'è. O forse sì. Andrea? Leo? Sai perché Coaz non è un vero cantante? Leo, non farlo. Perché con lui la musica non c'è. Hai detto qualcosa? No, tranquillo. È bellissima sta fanfiction. Cioè, è attinente al 100%. Andiamo avanti. Fangirls. Oh mio Dio, le noob. Ciao ragazzi, foto, autografi, mio Dio sì, cancro ai polmoni, alla prostata, o meglio al seno, che c'è? Ho solo offerto il mio amore verso i miei fan, sono fiero di te. No, vi devo mettere la foto del personaggio per farvelo capire. Troppo bello, merita, colui che ha scritto sta storia merita. Sarà di più una ragazza. Wattpad, ma quindi questo sarebbe Wattpad? Perché mi shippano con Giovanni? Perché mi shippano con Andrea? Perché questo libro non ha senso? Ah già, è così autistico. Dove c'è Leo ci sono autistici dappertutto. Nel senso buono ovviamente, eh. Non la prendete come insulto. Capelli. Anna, ti piacciono i miei capelli? Noti qualcosa di diverso in loro? Uso la chiamata a casa. È cringe ma divertente allo stesso modo. Troppo bello. Sembrano delle mini barzellette. Che potrebbero essere reali conoscendo Leo e gli Anub. Uova. Andre, non provarci nemmeno. Se un gallo fa un uovo su una montagna, l'uovo cade a destra o a sinistra, in testa a te. È sbagliata. I galli non fanno le uova. Sopprimetemi. Troppo bello. Sei un ragazzo o una ragazza? Benvenuto nella tua nuova avventura in questo fantastico mondo governato da creature chiamate Pokémon. Ma prima una curiosità. Sei maschio o femmina? Ah. Ah, capisco, quindi sei un maschio. E qual è il tuo nome? Ah, quindi ti chiami Rosso. Leo, smetti di parlare da solo. Lasciala perdere, non capirebbe. Adoro. Ora sei a casa al sicuro, Ernest. Nessuno ti farà del male. 2 ore dopo. Caccia quella bestia di Satana da casa mia. Ma Ernest si è affezionato già a te. Dicevi? Sei un ingrato. Ernest ti vuole già tanto bene. E sono una tarantola innocente. Lo piglia bastonate. Innocente dove? Potevo andarmi peggio. Se qualcuno che conosce gli Ainubo, Leo, sta guardando questo video, voglio che fate leggere questa fanfiction a loro e che la devono interpretare. Sarà la cosa più bella di sempre. 777. Ah, quindi ti piace la DPG? Anche a me, sai. Vado matto per la canzone Nelle docce, scritta e cantata da Adolf Hitler. Cosa c'entrano con la DPG? Imbecille, quello è un manichino. Hai problemi con i miei gusti sessuali? Leo praticamente se la fa con tutti, si traveste da cavallo. E chi non la sa questa cosa? Poi fa sesso con i manichini. Siamo messi bene. Leo, tu e i tuoi gusti sessuali. Cancro, un titolo abbastanza normale. Ciao piccina, cos'hai? Sono una tua fan. Sogno di diventare una youtuber come te, ma non potrò mai farlo. Sono allo stadio finale di cancro ai polmoni. Piccola, allora stare con me. Qual è il tuo nome? Cileno. Ma che la bambina in realtà era cileno. Con un cancro ai polmoni. Storie assurde veramente. Soldi. Andrea, mi presteresti 25 euro? Per quale motivo? Devo comprare un regalo ad Anna. Si chiude in una camera sigillata per il resto della vita. Camper proprio che è così tirchio da non dar soldi a nessuno, compreso a Leo. T'aveva chiesto 25 euro, non t'aveva chiesto 1 milione di euro. E niente, camper è fatto così. 5 capitoli ci mancano. E dunque, bentornati su Leo. Sì, c'è scritto lì e lo devo fare, se no non capireste. Ma dove siamo finiti? Maria, io esco. Ok, ciao Andrea.
Dovreste fare un libro su questa fanfiction. Adolf, Leo che si disegna i baffetti. Adolf sarebbe fiero di me. Pronto polizia? C'è Adolf Hitler in casa mia. Andiamo avanti. Oggi, vediamo cosa potrei fare oggi. Editare video, pubblicarli, lamentarmi con Andrea della mia vita sociale, fare l'autistico. Ah, rimanderà domani, il giorno dopo. Faremo qualcosa domani. Il giorno dopo ancora. Faremo qualcosa domani. Alla fine non ho fatto un cazzo tutta la settimana. Top Leo. Ecco perché pubblico un video a random. Perché praticamente non fa niente. Il concerto. Andrea, c'è il film concerto dei Queen. Possiamo... No. Ti prego. Leo, ti accompagno io. Sì, paparino. Cosa? C'è qualcosa che non so? Da quanto in qua... Giovene e il padre di Leo. Ma lasciamo stare. Jumper Killer. Leo, Andrea, ti ho visto baciare Giova. Leo, è anche di gusto. Non è come... Ciò significa che siete davvero degli ottimi amici. Ah già, sei autistico. Top chiusura. Top chiusura. Merita. Cioè, la più bella fanfiction che io abbia mai letto. Altro che le storie dove ci sono ragazzine pervertite che fanno sesso con i propri idoli, che scrivono in una maniera poi con i piedi. Questa è una fanfiction come si deve. E detto ciò, chiudo qua il video. Ha vinto tutto. Spero che questa fanfiction autistica vi sia piaciuta. Se sì, lasciate un like, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram e su altri social, link in descrizione. E niente, noi ci si vede alla prossima.